Bentornati cari amici ascoltatori per un altro approfondimento nel nostro mondo della medicina, professionisti ed esperti invitati ai nostri microfoni per parlare delle loro specializzazioni. Oggi vi parleremo di fisioterapia. Io vi ricordo sempre il nostro hashtag interviste e storie, mi raccomando cercatelo sul web, sui social, mettete un bel like alle nostre pagine e condividete tutte le nostre storie. Oggi, come detto, andremo ad approfondire il tema della fisioterapia, lo faremo con una professionista. Io do il benvenuto a Mana Conti. Ciao Mana, benvenuta. Grazie a tutti. Grazie davvero di essere con noi. Allora Mana, ci racconti un po' il tuo percorso professionale, come ti sei avvicinata al mondo della fisioterapia? Io sono una fisioterapista dal novembre del 2017, mi sono laureata all'Università Cattolica del Sacro Cuore e inizialmente mi sono avvicinata alla fisioterapia perché ho fatto per molti anni pallavolo come sport e quindi anche io, come un po' tutti, mi sono avvicinata alla fisioterapia tramite lo sport. Quindi ti sei fatta male e poi hai cercato... Distorsioni multiple di caviglie. Poi diciamo che entrando all'università però ho scoperto un mondo tutto nuovo, ho scoperto veramente tantissime altre patologie, proprio perché il fisioterapista non si occupa soltanto di sport, ma si occupa anche di traumi, di patologie neurologiche. Spesso non se ne parla, ma ci sono dei danni che avvengono a livello del sistema nervoso centrale e periferico che comportano poi comunque delle patologie importanti, per queste il fisioterapista quindi è fondamentale. Poi si può parlare anche di fisioterapia pediatrica, anche se diciamo non è stato poi un ramo nel quale io mi sono specializzata. Io adesso sto facendo un master proprio in neuroriabilitazione con l'Università della Sapienza, proprio perché è diventata la mia passione poter aiutare insomma persone che hanno avuto questo tipo di lesioni. Quindi, per chi magari non conoscesse questo settore, fondamentalmente sono persone che subiscono problemi relativi a malattie neurodegenerative. Sì. E che poi hanno bisogno chiaramente del fisioterapista che li aiuti anche a mantenere vivo il tono muscolare. Sì, diciamo che il fisioterapista interviene proprio per ridare a questi pazienti un'autonomia, perché si ritrovano in seguito ad un danno, ad un evento acuto nella maggior parte dei casi, a cambiare completamente le proprie abitudini di vita. Pensiamo ad esempio ad un paziente in seguito a un ictus, è un paziente che la sera prima ha tutte le facoltà e il giorno dopo si ritrova con metà corpo che non sente, che è paralizzato e quindi deve riorganizzare un po' tutta la sua vita. In alcuni casi questi pazienti non parlano, hanno dei disturbi quindi anche di comunicazione e il fisioterapista per loro diventa una figura di riferimento che si inserisce all'interno di un'equipe, quindi collabora col medico, collabora con lo psicologo e con altri professionisti per portarlo poi ad esempio per farlo tornare a camminare, per dargli modo di ritornare ad una vita il più autonoma possibile. E in ultima fase lo andiamo anche un po' a reinserire nell'ambito sociale, nel proprio lavoro, nella propria famiglia, quindi è una figura che poi collabora non solo con altri professionisti ma all'interno di un setting familiare come appunto il caregiver o anche insomma i familiari stessi. Senti, in che modo ti interfacci tu con i tuoi pazienti? Io lavoro in una struttura, in una residenza per anziani in questo momento. Poi lavoro anche autonomamente come libera professionista. Mi piace lavorare a domicilio con i pazienti, anche se collaboro all'interno di un centro che è l'Ava Fitness Lab di Castelnuovo di Porto. Generalmente però tratto pazienti con patologie molto complesse, anche pazienti anziani che quindi hanno necessità di essere trattati a domicilio. In più il fatto di trattare il paziente a domicilio mi permette di valutare anche tutto l'aspetto familiare anche in cui vive per dare a lui la possibilità di ottenere quegli obiettivi che sono poi necessari per anche un'autonomia all'interno del domicilio stesso. Senti Mana, quanto conta l'aspetto psicologico in ambito fisioterapico?
E in realtà quando ci fecero fare l'esame di psicologia tutti noi pensavamo fosse inutile un esame del genere in fisioterapia, eppure il fisioterapista diventa anche un po' psicologo per questi pazienti, soprattutto quando il paziente appunto ha delle patologie complesse che anche sono socialmente invalidanti e quindi lo portano un po' a chiudersi a riccio, a chiudersi in se stesso e a non avere più contatti quasi col mondo esterno. Ecco, chiaramente in tutto ciò subentra anche l'importanza di avere al fianco sia della fisioterapista, in questo caso tuo, sia del paziente, l'appoggio di quella che è la famiglia delle persone, esatto, che sono intorno al, spesso al bisogna malcapitato, anche... insomma, no? Spesso bisogna anche proprio insegnare delle cose alla famiglia del paziente più che al paziente, perché c'è un po' una visione di, in qualche modo assistenzialistica, perché la famiglia vuole aiutarlo e cerca anche troppo forse di fargli delle cose, magari lo aiuta nel vestirsi, nello svestirsi, quando invece sono delle cose che noi insegniamo proprio al paziente per permettergli di tornare a quelle autonomie. Quindi spesso siamo noi a dare tanti consigli alla famiglia piuttosto che al paziente, per evitare che si sostituisca proprio all'attività che il paziente deve fare. Senti, quando ti viene sottoposto un caso, una situazione, quali sono i parametri che prendi in primis in considerazione? Beh, innanzitutto viene fatta un'attenta valutazione sia della patologia, ma soprattutto di come la patologia poi ha colpito il paziente stesso, perché fondamentale è sempre la persona e al centro sempre il paziente. E una volta fatta la valutazione viene diciamo scelto qual è il percorso più adatto per quel paziente. E generalmente si cerca di capire anche quali sono le sue esigenze, e quindi se è una persona magari molto giovane che ha necessità di tornare a lavorare presto, si prova ad intervenire anche con dei trattamenti più frequenti. In base sempre alla patologia, alla situazione, però diciamo che lo scopo sempre finale è quello di ridargli autonomia nelle attività di vita quotidiane. Quindi sì, si va a fare insomma, in base alla patologia, un recupero funzionale, allungamenti muscolari, il recupero dell'articolarità, ma in pazienti di questo genere, di questo tipo neurologico, sicuramente vanno proprio in qualche modo ricostruite delle attività, non so, ad esempio gli si insegna di nuovo a camminare, certo, o a mangiare da soli, a muovere le braccia, ecco, sono dei pazienti che comunque hanno perso tantissimo l'autonomia. Perché cercano con grande grinta, con grande coraggio, no, di recuperare. E questo grazie anche al lavoro di fisioterapisti esperti come Manaconti. Allora, per entrare in contatto con te io voglio dare il tuo numero di cellulare, il 333 8029669, ricordando che tu sei a Castelnuovo di Porto, quindi a pochissimi chilometri da Roma. Su Facebook basta cercarti come dottoressa Manaconti fisioterapista, su Instagram dottoressa, come si suol dire, _ Manaconti, e la mail mana.conti94@gmail.com. Mana, grazie davvero di essere stata nostra ospite. Grazie a voi.